Ricordo all'isola pedonale, la chiusura dell'isola pedonale. Si poteva organizzare prima e meglio. Andava organizzata in primavera questa cosa, hai capito? E andavano convocati gli ordini professionali, il mio ordine dei geometri, l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, l'assessore all'urbanistica, l'assessore alla viabilità, tutto l'entourage per vedere dei pareri, per concordarla, perché si sono persi decine di parcheggi. E poi la cosa bella sai qual è? Vediamo poi i risultati a ottobre, i risultati economici, di traffico e delle interviste. Stamattina il sindaco di una diretta dice che i parcheggi li ha recuperati della parte sì, di sopra. Sì, l'ho sentito questo. Addirittura se c'è un'ambulanza potrebbe passare. Sì, perché dice che sono carrabile, si sposta. Però il mio concetto è questo, la via Marina Alta non è la via Marina di Rimini, dove ci sono chi è andato a Rimini, una cattolica, Bellaria, sa come funziona. Allora, voglio dire, io tutto questo per 5-6 gestori penalizzare tutto la forti dubbio, perché a un certo punto gli diamo a titolo gratuito altri 20, 30, 50 metri quadrati di aiuole, voi le sistemate, fate quello che volete e vi divertitela. Credo sarebbe stata voi, perché quelli sono i locali. Sai, siamo a Rimini, abbiamo 2 chilometri. Ecco, Reggio, si può dire che turistica ha la vocazione turistica? No, non ce l'ha avuta, non ce l'avrà mai. Perché prima bisogna importare un popolo diverso. Noi dobbiamo importare svedesi, tedeschi, farli accoppiare qua, in modo che noi cambiamo mentalità. Cambiando la mentalità, perché la cosa più triste in questa città è la mentalità. Cambiare la mentalità è difficilissimo. Cioè, ancora polemiche, ci sono... No, polemiche da parte mia, no. No, dico dai cittadini, ma lei è d'accordo? Sono d'accordo, qualche novità sono d'accordo, sì. Perché è un tempo di abituarci un pochettino e poi facciamo, insomma, il cittadino si abitua. Pure che dico non sono d'accordo, non sono nelle condizioni di poter giudicare o meno determinate cose, però accetto qualsiasi cambiamento, purché sia nel bene della città. Reggio può essere una città turistica? Alla secondo me sì, ha le potenzialità di città turistica, certo. Che, e che cosa cambia? Cosa ci vuole? Perché qua, e vediamo... cosa ci vuole? Ci vogliono diversi passi in avanti, secondo me, da parte di tutti, dalla Regione Calabria, dall'amministrazione soprattutto, e penso che in tal senso l'amministrazione stia lavorando. Certo, la città, a prescindere dal chilometro più bello d'Italia, però voglio dire, è una città che può avere sbocchi turistici, come no. Bisogna fare delle infrastrutture tipo il porto turistico e altre strutture che devono far sì che, soprattutto le strutture alberghiere, perché voglio dire, i prezzi sono un pochettino alti secondo me per la gente che viene da fuori, perché vedo che in altri posti si paga un po' meno. Tanto è difficile dare un giudizio, come dire, qualcuno parla di parcheggi, parla di traffico, la gente non è abituata alla ripetonale, qualcuno dice per quattro attività. Sì, l'abitudine può essere, diciamo, relativa, perché quasi sempre, almeno come popolo, noi raramente accogliamo le novità, nel bene e nel male. Mi ricordo quando hanno chiuso solo il corso, ci sono state tantissime lamentele per lo stesso motivo. Certo, in questo caso penso che sia stato fatto in maniera troppo accelerata, sinceramente, favorisce troppo, ma non è neanche che favorisce troppo alcuni a discapito di altri, perché probabilmente credo che sia così, però ripeto, non vorrei sembrare troppo severo nel giudizio. Si doveva essere più prudenziali, ecco, secondo me, ecco, prima di chiudere definitivamente. Certo, già l'inizio, il fatto stesso che all'inizio si sia mandati tutti in via Giulia, già quello, sa, è la ciliegina all'inizio che già il buongiorno si vede in tante cose, come la raccolta differenziata, tanto per dire, meglio un po' di prudenza nel vedere come va anziché comprare mastelli. Ecco, Reggio ha i requisiti per essere una città turistica secondo lei? O manca qualcosa, ancora bisogna... Le caratteristiche sono evidenti ed enormi, e francamente credo che Reggio sia una delle città più belle che ci sia al mondo, senza... Io giro un pochettino e quindi vedo tante cose. Certo, non siamo stati preparati mai politicamente, ma non da ora, da qualsiasi punto di vista, destra, sinistra. Se mi posso dilungare, ancora oggi chi pensa a destra e sinistra in termini tutto giusto da qui, forse è meglio che non confonde il calcio, dove uno, Juventus, Milan, ormai destra e sinistra,
lo stesso giocatore sono uguali. A questo punto metterei anche il Movimento 5 Stelle, visto che in questo governo credo che abbia delusi più, perché a onor di logica è evidente che si sono messi tutti d'accordo per il quibus, quindi credo che sia evidente. E che questa terra non ha mai avuto la fortuna di avere un po' di persone serie. Se mi permette anche di calcolare tutti questi che sono dell'opposizione, perché che Falco Madà abbia vinto queste elezioni, voglio dire, più che vincere lui, credo che l'abbiano perse anche quelle della destra, che hanno portato una persona evidentemente indigesta. Io non ho timore di dire quello che penso. Non ho particolari simpatie per esempio per un Lamberti Castronovo, ma sicuramente era un uomo di Reggio che andava bene, però evidentemente né a quelli di sinistra né a quelli di destra lo hanno preferito rispetto, cioè Minicucci no, poi sono tornati da Roma, sia l'opposizione, la stessa cosa in via Marina, questo gli va bene, altre cose non gli va bene, cominciamo ad avere dei brutti sospetti.